Le immagini non sono spettrali come quelle del centro di Milano, ma anche Pavia si è decisamente svuotata a causa dei provvedimenti legati all'emergenza coronavirus. Dal centro alle periferie in pochi escono di casa, l'ultimo decreto ministeriale del resto prevede multe salate per chi si sposta senza un valido motivo. Questa è la zona della stazione degli autobus, è quasi l'una, di solito questi pullman sono tutti pieni di studenti, ma ovviamente le scuole sono chiuse. E quindi oggi non c'è veramente nessuno. È l'una di pomeriggio, siamo in Piazza della Vittoria a Pavia, di solito qui tutti i bar sono aperti, c'è gente che mangia all'aperto, oggi è una bella giornata di sole, ma come potete vedere gli effetti del coronavirus si vedono anche qui. In centro storico in pochi si azzardano ad uscire, si tratta per lo più di impiegati e dipendenti degli uffici ancora aperti, ma si vede anche qualche pensionato che entra a far la spesa nei negozi. Alcuni locali rimangono comunque aperti, vediamo che all'interno vengono servite le persone, ovviamente non al bancone, e c'è anche chi fa jogging. Sono più di un centinaio, infine, le adesioni dei baristi e dei ristoratori all'iniziativa Uniti per Pavia, che prevede la chiusura volontaria dei locali per 2 settimane. Una scelta che molti hanno fatto per tutelare clienti e dipendenti. Noi ci siamo ritrovati ieri da un gruppo che era nato per la Movida in città. Siamo trovati più o meno una 30-40 di persone, molti avevano già deciso di chiudere, molti avevano già chiuso, molti di quelli che erano lì hanno deciso di partecipare all'iniziativa. Tutti andremo sicuramente incontro a dei problemi economici, però abbiamo pensato che, diciamo, per salvare i cari piuttosto che gli amici, chi i dipendenti, chi perché vuole che questa situazione finisca il prima possibile, abbiamo deciso fondamentalmente di unirci e di stare chiusi. Questa è l'idea, appunto, chiudere oggi per abbracciarvi domani, perché non so a voi, ma a me gli abbracci iniziano a mancare parecchio.